Ciao a tutti, bella raga. Oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video e siamo nel podere e siamo nel campo delle zucchine. Oggi vi spiegheremo la differenza tra zucchina maschio e zucchina femmina, cioè fiore più che zucchina, fiore femmina e fiore maschio. Allora, ok ragazzi, ora vi farò vedere. Allora, questo qui che è un fiore col gambo è maschio. E ora vi farò vedere quello femmina. Eccolo qua, quello femmina. Con la zucchina attaccata e c'è pure un'ape a impollinarla. E ragazzi, avete visto quell'ape? Magari prima quell'ape lì è andata su un fiore maschio, ha preso il polline, quindi su un fiore dove c'è lo stelo ha preso il polline e poi l'è andato a mettere nella, piena di mosche, nella zucchina femmina, fiore femmina. E niente ragazzi, allora, e così almeno l'aiuta a crescere meglio e la sviluppa bene. E niente, vi dicevo. E poi ragazzi, voi dovete lasciarne sempre un po' di fiori di zucca nel campo. Infatti noi questo qui non lo raccoglieremo e come altri li lasciamo perché almeno si possono fecondare, si possono fecondare, quindi fare crescere le zucchine. E niente ragazzi, adesso vi faccio vedere delle altre zucchine come diventano dopo che eccola lì, guardate, vieni, e ragazzi poi la zucchina diventerà così dopo essere stata fecondata. E niente ragazzi, un'altra c'è anche. Quella lì sta impollinando. E ragazzi, qua dobbiamo stare tutti cuci perché c'è un pesco. Allora, ok, vi dicevo, ci mettiamo qui che è almeno meglio. Vi dicevo, allora, questi sono i fiori di zucca raccolti insieme alle zucchine. Poi ne abbiamo molti altri anche nell'altra cassetta. E ragazzi, queste sono le zucchine. Guardate qua che bei fiori. Sono ancora chiusi perché cioè, non è ancora giorno e si aprono durante il giorno. Alcuni si aprono già e alcuni no. E niente, vi dicevo che i fiori di zucca, questi qui, sono, questo appoggio là mi fa male, sono molto buoni fritti con la pastella, acqua e farina. E ragazzi, se volete vi faccio vedere pure il video come si fa. Lasciate tanti like e scrivetelo nei commenti se volete. E niente, dicevo, si possono fare anche fritti oppure ripieni, dipende a voi come piacciono, ripieni con mortadella, sì, stracciatella, stracchino, tutte queste cose qua, carne. E niente ragazzi, allora il video finisce qua, spero che vi sia servito come riuscire a distinguere se è maschio o femmina. E niente, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e a un prossimo video. Ciao raga!